Radio Radicale, siamo con la costituzionalista Roberta Calvano di Unitelma Sapienza, che è stata udita qui in Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama sulla riforma del premierato. Allora, molti hanno parlato in passato delle audizioni come qualcosa di inutile, eppure dalle audizioni si scoprono tante cose che poi sono utili anche al governo per correggere il tiro. Allora, lei oggi ha fatto un bell'intervento dove evidenziato alcuni elementi critici di questa riforma. Allora, ci spiega che cosa ha detto, professoressa? Sì, allora, grazie. Innanzitutto è vero che le audizioni sono molto utili. Tengo io. Molto utili, non sembra immodesto dirlo così. No, però è particolarmente apprezzabile che la Commissione svolga queste audizioni, perché il procedimento di revisione costituzionale è pensato proprio in vista di scelte molto meditate, ponderate, proprio per la lunghezza del procedimento, eccetera. Il maggior numero di voci e di approfondimenti possibili è utile a garantire la rigidità costituzionale, la ponderatezza delle scelte che vengono fatte con questo procedimento. Quindi, innanzitutto, un plauso per questa apertura da parte della Commissione. Per quanto mi riguarda, rispetto a questi due disegni di legge che sono all'esame della Commissione, io mi sono permessa di far presente allora un primo problema che nelle scorse audizioni, nei giorni scorsi, mi sembrava non fosse emerso, è quello del voto degli italiani all'estero, perché nessuno dei due disegni di legge tiene conto di questo problema. Allora, nella Costituzione, all'articolo 48, è previsto che gli italiani all'estero votino per eleggere entrambe le Camere. Questo è un voto che viene naturalmente pesato, perché la circoscrizione estero si vede attribuito un numero limitato di seggi sia per la Camera che per il Senato, quindi inevitabilmente questi voti, che potenzialmente sono circa 5 milioni, vanno a pesare in fondo poco rispetto al numero degli elettori, rispetto a quello che avviene per i voti dei cittadini che votano in Italia. Ora, se si giungesse a un sistema di elezione diretta del Presidente del Consiglio, come questi due disegni di legge prevedono... E anche una scheda unica. Quello è stato eliminato. Il testo iniziale che prevedeva la scheda unica è stato eliminato, ora c'è scritto un'elezione contestuale. Quindi questo fa pensare a delle schede separate. Non sappiamo bene però quale sarà la formula elettorale. Allora, su questo io facevo presente che il voto degli italiani all'estero può incidere fortemente sull'esito innanzitutto dell'elezione del Presidente del Consiglio, anche perché in questo caso il voto non potrebbe essere pesato, quindi il voto di ogni singolo elettore deve avere lo stesso peso in un'elezione di una carica monocratica, mentre quando si vota per i parlamentari, diciamo, c'è un inevitabile ritaglio delle circoscrizioni elettorali che fa sì che ci possano essere delle differenze, anche se le differenze che noi abbiamo in questo momento sono particolarmente macroscopiche, non solo tra circoscrizione estero e quelle nazionali, ma anche tra le varie regioni e le varie circoscrizioni. Comunque, ritornando al voto degli italiani all'estero, facevo presente che quindi c'è un problema che non è stato contemplato e di cui i due disegni di legge non fanno menzione. All'esito di questa elezione diretta del Presidente del Consiglio poi si potrebbe presentare un ulteriore problema che in particolare nel caso del voto dall'estero può diventare significativo, ossia questo Presidente del Consiglio sarebbe eletto ma non nominato, non ci sarebbe più la nomina da parte del Presidente della Repubblica. Allora, questa elezione, per quanto riguarda l'elezione dei parlamentari, sin qui l'eventuale contestazione degli esiti elettorali o anche delle candidature viene svolta e decisa dalla Giunta per le elezioni, che è però un organo che tutto sommato è nelle mani della maggioranza parlamentare di turno. Quindi si è spesso detto in passato... Anche se poi la presidenza credo venga data all'opposizione. Però in altri ordinamenti, in altre esperienze costituzionali, proprio l'importanza del contenzioso elettorale fa sì che questa competenza venga attribuita alle corti costituzionali o comunque ad un giudice terzo ad hoc o a un giudice comunque imparziale. Ed è questa una raccomandazione che deriva anche dal codice delle buone pratiche in materia elettorale della Commissione di Venezia, del Consiglio d'Europa, che individua che ci debba essere un giudice terzo imparziale per il contenzioso elettorale.
Allora, io dico a maggior ragione nel caso dell'elezione del Presidente del Consiglio in una carica così importante, sarebbe abbastanza problematico se non vi fosse un'istanza terza imparziale di soluzione di eventuali contestazioni. Quindi lei avrebbe trovato un grimaldello per scardinare l'autodichia, cioè sarebbe la prima dopo un secolo e mezzo, due secoli. No, non sono così presuntuosa, assolutamente. No, vabbè, io l'ho detto io, non me l'ha detto no, lei. No, ma vabbè. Però è curioso che, insomma, sarebbe una novità importante. Quello è un problema ancora più ampio perché riguarda il contenzioso anche delle due camere con eventualmente i dipendenti, i terzi che entrano in rapporti giuridici, sì, eccetera. Sì. E in quel caso la questione ha un altro rilievo. Io sto parlando proprio del contenzioso elettorale. Sì, che era affidata alla giunta delle, esatto. delle elezioni. Poi certo. C'è un ultimo problema che vorrei segnalare, che è quello che è stato ricordato da tanti autorevoli colleghi che sono stati auditi prima di me, ossia il disegno di legge del governo prevede questa raggiungimento necessario di un 55%, quindi un premio di maggioranza che porti al 55% come risultato obbligato. E da questo punto di vista c'è una giurisprudenza della Corte Costituzionale che in due occasioni, pronunciandosi sulle leggi elettorali, la Corte aveva escluso dei premi elettorali così importanti che non avesse una soglia di base, di partenza, perché ciò contrasta col principio dell'uguaglianza del voto e quindi due articoli 3 e 48 della Costituzione. Allora, essendoci queste sentenze della Corte Costituzionale, quello che io rilevo è che non solo si violerebbe quindi gli articoli 3 e 48, ma si violerebbe anche il principio per cui le sentenze della Corte Costituzionale sono un'ultima istanza di giudizio e non possono essere nuovamente messe in discussione. Quindi un giudicato costituzionale che si è consolidato su questo tema e quindi una disposizione già dichiarata incostituzionale non può essere riprodotta in una legge successiva, neanche se questa legge è una legge di revisione costituzionale. Se anche non si ritenesse che il giudicato costituzionale copra, perché quella materia, quella specifica legge elettorale era una specifica legge diversa, si dovrebbe dire che comunque è un precedente molto forte della Corte Costituzionale e quindi che la legge di revisione su questo punto andrebbe in contrasto comunque col ruolo della Corte e con i suoi precedenti. Questi e gli altri elementi che lei mi ha evidenziato l'hanno fatto un po' riflettere, diciamo, sulla fretta con la quale un po' è stato scritto questo disegno di legge del governo. Io non lo so se è stato scritto in fretta o se c'è stato un lungo lavoro prima della presentazione. Sicuramente ho apprezzato appunto l'apertura del ministro di venire in audizione, gli inviti che sono stati fatti e quindi la possibilità di contribuire a dare delle indicazioni, dei rilievi. Devo dire che naturalmente mi sembra che ci sia una certa siano questi disegni di legge un po' lacunosi, perché nel preoccuparsi di rafforzare il governo non si sono occupati allo stesso tempo del contrappeso, cioè di mantenere o rafforzare delle garanzie costituzionali, per cui da questi disegni di legge si produce una verticalizzazione della forma di governo a fronte di un indebolimento complessivo del ruolo del Presidente della Repubblica, del ruolo delle Camere. Ci sarebbe poi il problema dell'elezione dei giudici costituzionali, dei membri del CSM. Il fatto del 55% consentirebbe di raggiungere molto facilmente le soglie necessarie per queste nomine e anche per la revisione costituzionale. Quindi verrebbe un po' indebolito il principio di rigidità costituzionale che già oggi, dati i sistemi elettorali che noi abbiamo e abbiamo avuto nel corso degli ultimi anni, è diventata forse troppo semplice. Quindi si dovrebbe immaginare anche al contrario di mettere in sicurezza la revisione costituzionale prevedendo magari la necessaria soglia dei due terzi e non solo della maggioranza assoluta. Tra l'altro quello di toccare la rigidità costituzionale non era un obiettivo dichiarato del
disegno di legge. No, sicuramente no, ma appunto dico l'effetto indiretto del disegno di legge è quello, certo. Esatto, così come si era detto, non tocca i poteri del presidente, ma quando uno incide su due, tre norme costituzionali si possono produrre ripercussioni anche su tante altre. Quindi passare a una revisione puntuale, certo, va sicuramente visto con favore, ma poi bisogna fare i conti con tutti gli effetti di questa revisione puntuale. Le hanno detto quando arriva la legge elettorale o non gliel'hanno detto? No. Non me l'hanno detto, va bene. No. Il ministro comunque mi è sembrato disponibile da quello che mi ha detto. Sicuramente ha ascoltato molto attentamente, mi ha chiesto anche l'appunto, quindi io la ringrazio dell'attenzione che mi ha dedicato, poi ha ascoltato tutte le audizioni e questo sicuramente va apprezzato moltissimo. Bene, grazie alla costituzionalista Roberta Calvano di Unitelma Sapienza, che è stata audita oggi dalla prima commissione di Palazzo Madama sui due DDL sul premierato. Grazie. Grazie.